Bene ragazzi, ritorniamo ancora una volta su Stumble Guys per provare ancora nuove mappe, ma soprattutto sono mappe assurde. O meglio, ho cercato delle mappe strane, ma non le ho ancora provate, ma sembrano essere abbastanza strane. E le voglio provare insieme a voi, vediamo se riusciamo a portarne a termine qualcuno oggi. E nel frattempo vediamo un po' se ci sono anche delle novità su Stumble Guys, dato che sono passati 3 giorni dall'aggiornamento e potrebbero esserci delle novità nello shop, magari qualche skin nuova. Tra l'altro non avete superato i 1500 mi piace nell'ultimo video, quindi ragazzi vi siete giocati oggi la beta. La porterò probabilmente domani, ok? Niente, volevo portarvelo un giorno in anteprima. Inoltre in questi giorni volevo farvi un discorso, perché sta succedendo una cosa molto brutta su YouTube. Volevo parlarne anche con voi per capire un bel po' di cose, per capire anche quello che pensate voi. Probabilmente i miei video non vi appariranno, anche se io li pubblico ogni giorno, perché io sto pubblicando un video al giorno e non so quanti di voi vedono i miei video ogni giorno. Vi posso consigliare solamente ogni giorno dopo le 2:30 entrare nel mio canale e vedere se ci sono video nuovi. Se così almeno potete vedere il video nuovo del giorno. Detto questo ragazzi, io inizierei subito con nulla, perché non c'è niente di nuovo. Non hanno messo roba nuova, hanno messo ancora i bastoncini di zucchero. Codice Sparks, mi raccomando, nel negozio per supportarmi. Allora iniziamo subito col workshop, ragazzi. Vediamo le mappe di oggi come sono. Questa è la mappa di oggi, vediamo come si chiama. Jax Circus. Ah, un circo digitale gigante, molto interessante. Ok. Ma cosa ho visto, ragazzi? Scusate un secondo. Ma c'è un coniglio gigante. C'è un coniglio gigante. Come si arriva là sotto? Con un jumper. Ok. Ah, non si arriva col jumper così? Perfetto. Quindi mettiamoci così. Mi sa che mi sta trollando sta mappa. È possibile? Mi sento abbastanza trollato, ragazzi. Forse dobbiamo usare questi jump. Ok, dobbiamo usare questi qua del cannone. Perfetto. Ok, da questo lato. C'era qualcosa che non capivo in effetti. Ok, c'è una speed qua adesso. Perfetto, perfetto, perfetto. Curi, 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 curi. Un'altra trollata. Qualcosa che non mi convince. Forse devo fare un big jump da qua? No. Non penso si possa arrivare dall'acqua. C'è l'emoto volo per caso? No, arrivo a metà mappa, raga, ma non arrivo là sotto. Allora, c'è da fare qualche trick strano sicuramente. Oddio. Ma sto volando. Ma che glitch ha fatto? No, non pigliare il martello. Ok. Allora ragazzi, non so cosa è successo, eh? Questo gioco veramente mi sorprende ogni giorno. Come ho fatto a volare? Ma come si sale qua sopra? Scusate. Ah, ci sta un jumper là in fondo. Nascosto del piede, fetentissimo. Ok. E fin qua ci siamo, e poi? Ah, c'è stata una catapulta qua, l'avevo vista un po'. No, dobbiamo riuscire ad arrivare bene. Dobbiamo riuscire ad arrivare qua. No, com'è finito il tempo? Abbiamo perso un botto di tempo all'inizio. No, proviamo a rifarlo, perché si vola in questa mappa, ragazzi, si vola. Comunque i dettagli sono fighissimi. Adesso facciamoci catapultare in aria. Ok. Eh no, siamo arrivati. Ah, possiamo salire da qua, vedi? È un bouncer. È un bouncer potentissimo. Ma guarda, pensavo fosse l'altro. L'altra casella, quella che non ti fa bouncerare. Salire qua sopra, perfetta. Scalinetta. No, no, no. Vai. Oh, è difficilissima questa scala. Ah, no. Pure il martello in faccia. Ok, rifacciamolo. Ok. C'è stato un jumper. Oh, vabbè, aspetta, aspetta, aspetta. Di nuovo, di nuovo. Ok, ci sta la catapulta. Forse la completiamo stavolta. Dobbiamo andare da questo lato. Sì, ce la facciamo, voglia. Così, rincorsetta. Ok, non abbiamo preso manco un'elica. E forse... Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, vedi? È perché c'era quella cosa assurda all'inizio. Ma in che senso se fai quella cosa ti fa volare? Fatemi poi sapere nei commenti quale tra tutte le mappe vi piace di più. Intanto proviamo quest'altra. Allora, cookie map. Mappa biscotto? Oddio, ma è una mappa biscotto veramente? C'è stato il biscottino. Ok, ok. Allora, il trucco sarebbe andare di qua, ma sarà difficilissimo. Immaginavo, no, è troppo difficile. A meno che non faccio... No, ma al centro possiamo gestirlo proprio easy easy. Non penso sarà difficile. Noi andiamo qua. Poi qua. Poi qua.
Poi qua, poi qua. E poi cadiamo, perché non sapevo dove andare. Ok. Qua. Ma perché non è andato nella catapulta? Allora, catapulta. Che ci farà salire. La catapulta scamma. La catapulta scamma era. La catapulta scamma, si sale da qua. Pedenzia. Mi pareva troppo bello. Non è difficilissimo, è impossibile. Sbatto la testa. L'ha messa in modo che non puoi saltare. Ma fateli più grandi sti cosi. Lo vedi che ci entra a malapena un personaggio qua sopra. La porca di quella paletta è pure cascato. Non ci credo. Ah, mi ha dato il checkpoint senza andarci. Che botta di fortuna. Vabbè, no, 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 no. Ma vaffanbrodo. E ora riparte da qua, scontato. Mi ha ripreso il checkpoint. Aspetta, aspetta. Ok. Va. No, no, ma che cattiveria. Ma che cattiveria. 2 ore, prendo un checkpoint e mi finisce. Altra vaffanbrodo, mappa schifosa, basta. La bici? La bicicletta. La mappa bicicletta, bella. Ma... si parte dal sellino. E dove si scende? Qua. Insomma. Ma se scende, davanti si scende meglio. Ok, fermi, fermi. Non so come ho fatto. Ecco, come ho detto. Andare qua. Forse facciamo così. E casca, e casca. Si glitcha, si glitcha. Ok. Lo vedi? Ok, percorriamo la bicicletta. Stiamo già ai pedali, occhio. I miei pedali OP. Andiamo sul pedale, scusa. Ci catapulta? Ok. Cheat. Ok, no. Ok, no. Riprendiamo un altro pedale. No, è caduto dal pedale. Ok. Vai, stavolta sappiamo dove andare, però. Perfetto. Ok, siamo qua. Piano, piano, piano. Ok, siamo... dobbiamo andare... qua sopra, giusto? Ok, siamo saliti sulla ruota. Adesso dobbiamo salire... dalla parte del manubrio. Queste sono le luci. Senza cadere, senza cadere. Bravissimo. Adesso saliamo di qua. Qua c'è il sellino scivoloso. Saliamo la parte del manubrio. Il manubrio non era quello di prima, era questo qua il manubrio. Vabbè. La zona fosse più piccola. Ok, questa qua cosa sarebbe, scusa? Le sgommate della bicicletta. Vabbè, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Bella sta mappa, è piaciuta. Bella esteticamente e anche fattibile. Non come quelle là che mettono i blocchi e farti diventare matto. Ok. Ah, Freddy Maze. Quindi labirinto di Freddy. Che roba. Ma bellissimo. Freddy, cioè, in pratica c'è il labirinto. E dobbiamo arrivare dove c'è Freddy. Ma speriamo che non c'è tanto Freddy. Che sennò, come facciamo? Allora, labirinto questo qua, secondo me si va di destra. Poi si va di qua, poi ancora a destra per esperienza. Senza sapere né... Oh, porca paletta, ho spacciato un muretto. Ok, non è di qua. Aspetta, aspetta. C'è qualcosa qua però. No, non è di qua comunque. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, sono le eliche fedenti. Ok. Andiamo da questo lato. Vediamo che c'è qua. Un altro. Pop. Sposta. Non c'è niente. Qua è chiuso. Andiamo di qua. Qua c'è qualcosa almeno? Oh, qualcosa abbiamo trovato qua. Oddio. E mo come facciamo? Cioè, l'uscita sarà questa. Con quell'altra devo fare così e vola? Ma ah, questo è proprio un glitch ormai assurdo. Ragazzi, come si fa a trovare? Cosa mi sono perso qua? Stanno i muri davanti e non si capisce niente. Vedi? Ma sai, se metto la palla forse ci riesco? Io non capisco che devo fare, raga, veramente. Quando ci sono ste mappe, ma brutti fetentozzi. Fate qualcosa di decente. Che fate ste mappe strambe? Aspetta, forse se faccio un salto all'indietro e poi salto di nuovo, forse posso farcela. Tipo così. Oh, non ci credo! È impossibile! Madonna, che trick che sto imparando questi giorni, raga. Che qua si passano tutti. Sarà di qua perché ci sta il coso che porta all'indietro, quindi è sicuramente di qua. E porca... porca paletta, non mi passa.
È finito il tempo. GG, bella mappa, bravo. Bella mappa che non completerò mai. Vabbè, comunque ci stavo, dai. Se la volete completarla voi, fatemi sapere nei commenti se la completate poi. Godzilla map. Vediamo questa mappa di Godzilla. Altra mappa che non riusciremo a completare, chi lo sa. Ah, però ci sta come mappa, ma carina. Ci sta il Godzilletto. Vediamo un po'. Subito si jumpa qua all'inizio per passare di sopra. Ci stanno sti cosi che tanto non mi pigliano. Perfetto. Martello che non mi piglia nemmeno. Ma più che Godzilla sembra un cavallo che sta impennato. O sbaglio? Vabbè, andiamo da questo lato. Ci stanno queste eliche che meno male che ne mettono così, così almeno posso passare di questo lato qua. E non pigliano niente, meno male. Questo coso qua dovrebbe farmi arrivare direttamente da Godzilla, scommetto, no? No, 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 non ci arriviamo là. Andiamo qua sotto. Che forse due eliche le saltiamo, dai. Vabbè, lo stesso le saltiamo perché tanto passiamo di qua lateralmente. E da qua si arriva da Godzilla. Vediamo un po'. 3, 2, 1. Vembe! Oh, ma ci arriviamo direttamente sopra? No, non ci arriviamo, perfetto. Dove si salirà? Ah, queste sono già le catapulte nei piedi, vedi? Catapulta, bouncer, jump. Questo si fa easy, raga. Si fa easy questa qua, secondo me. Ricordate quando l'ho detto, eh? Allora, andiamo di qua. E saliamo così, perfetto. Allora, questo qua ci jumperà in alto. Poi c'è un jump. Ok. Con la taunt ci siamo salvati. Ci jumperà in alto di nuovo per la seconda volta. Andiamo di qua. Ok, altro jumper. Aia. Oh, porca paletta. Oddio. Costo trick involontario, ho superato mezza mappa. Meno male. Siamo già alla testa, in pratica. Abbiamo vinto. Godzilla. Che volevi fare? Che volevi fare contro Sparks? Godzilla. Fatemi sapere quale di tutte queste mappe vi piace di più. Vediamo un po' se hanno aggiornato lo shop nel frattempo. E domani, se va tutto bene, facciamo 1000 mi piace, non 1500. 1000 mi piace. Vi porto la beta. La volete la beta 063 o no? Decidete voi. La Sparks è tutta la prossima. Bella.